Cari telespettatori, bentrovati. Eccoci per un nuovo appuntamento di Status. Anche quest'oggi proveremo a saperne di più e a proposito di gusto, perché oggi parliamo di pizza. Pensate un po', parleremo anche di gelati. Quindi pizza, gelati, divertimento, spettacoli. Insomma, c'è un motivo preciso, perché tra poco succederà un evento molto importante che coinvolgerà migliaia e migliaia di persone, che è il Gelato e Pizza Village, che si svolgerà alla Fiera del Mediterraneo dal 28 giugno al 1 luglio. Ma oggi siamo qui, pensate, con il capo, il responsabile del progetto, insomma colui che ha pensato insieme con uno staff ovviamente, che è Fabio Sciortino, che saluto, ben trovato, come sta? Bene, grazie. Dopo Roberto, il grande successo di Expo Cook, diciamolo pure, sì, è lui il colpevole. Sì. Assolutamente sì, dopo il grande successo. Che numeri avete fatto a sto Expo Cook? Expo Cook quest'anno ha fatto dei bei numeri, abbiamo avuto più di 30.000 visitatori con più di 150 aziende partecipanti, quindi è stato veramente un grosso successo, magari inaspettato sinceramente per essere la terza edizione, però evidentemente abbiamo lavorato bene. 150 aziende, molti colossi, possiamo dire, delle aziende veramente internazionali, le più famose aziende italiane, vanno dalle attrezzature al food, quindi è stato di tutto, un vero successo. Di tutto e più, una grande fiera, quella che è già successa. Ma noi dobbiamo parlare adesso di Gelato e Pizza Village alla Fiera del Mediterraneo. Fate attenzione, perché qui abbiamo oggi un personaggio che io sono veramente felice di ospitarlo, perché è un internazionale, cioè uno di quei personaggi che veramente fa la differenza quando sta all'interno di un evento, ed è Enrico Bianchini, ben trovato. Buonasera al grande produttore, redattore, no, lasci bene, eccetera, che ho avuto il lei piacere invece di conoscere. Giudice internazionale, adesso coordinatore di questo momento veramente importante, che e sono tre eventi in uno, perché il 1 luglio cosa succederà all'interno di Gelato e Pizza Village? Allora, succederà che per la prima volta, non succede spesso e quasi in nessuna parte, per la prima volta ci saranno ben tre eventi di competizione simultanei. Legati alla pizza, alla buona pizza. Esclusivamente alla pizza. Sono tre eventi dei quali due di successo già consolidato, in quanto questo è il quinto anno e dirò ora quali, e uno neonato che dirò appunto successivamente qual è. Allora, partiamo da quello più grosso, il Master Pizza Champion. Diciamo che è l'evento un po' più ambito, no, da parte dei ragazzi, perché serve per dare la possibilità a loro di curare l'immagine. Ci sono riprese video che vengono immesse su una piattaforma online e votate, e appunto viene designato il vincitore sia online sia della tappa che faremo in questo caso. Quindi Palermo diventa una tappa del Pizza Champion. Sì, una tappa eccezionale, straordinaria meglio, perché non era prevista, non era ancora nel programma, diciamo, dell'organizzazione, che è Ristorazione Italiana Magazine, come rivista specializzata del settore, primaria rivista in Italia, 50.000 copie distribuite, edizione ovviamente anche online, è una rivista leader, ormai si può dire, del settore, curata dal signor Enrico Famà, che praticamente è colui che ha creato in Italia e anche all'estero, da cui poi si sono ispirati anche all'estero. Diciamo che questo magazine è influencer. I cosiddetti campionati. Ormai influenza praticamente tutto il movimento. Campionati mondiali di pizza. Al tempo si tenevano a Salso Maggiore Terme. I maggiori campionati di pizza sono stati appunto gestiti da questo signore, che poi ha inventato il format Master Pizza Champion, che appunto consiste in un giro a tappe nelle varie città, eccetera. L'ultima l'abbiamo fatta a Napoli, in una grande kermesse del settore, e la successiva sarà a Genova, ma l'ultima, e non proprio l'ultima nel senso cronologico, ma
forse sarà la tappa più importante perché, ripeto, si terrà e dopo 5 anni ritorna in Sicilia. E ha sfiorato la Sicilia il primo anno con la città di Caccamo, ma questa volta ritorna proprio direttamente a Palermo, nel capoluogo. Allo Sciortino. Senta Sciortino, sì, quanto è cambiata la sua vita con la pizza? La faccio ridere, però più che così, con la pizza, con il food in generale, ecco, diciamo, con la nascita di Expo Cook, in effetti ci ha un po' stravolto la vita. Allora, mentre lei mi spiega questo, io volevo, naturalmente è stato presentato proprio venerdì 24 maggio all'Istituto Alberghiero Pietro Piazza, proprio c'è stata la presentazione di questo importante evento, Master Pizza Champion, Pizza Senza Frontiere, Mediterranea Pizza Award. E qui, insomma, sono intervenuti veramente tante personalità ed è stata una bella presentazione. Che cosa si aspetta lei, Sciortino, da questo Gelato e Pizza Village con questo, con tutto questo popò di roba dentro? Ma ci aspettiamo una grande risposta da parte del pubblico, da parte dei palermitani. È un evento nuovo per Palermo. Prendo un attimino spunto dal Napoli Pizza Village, anche quello è un evento molto bello. Noi l'abbiamo abbinato al gelato e quindi appunto da lì nasce Gelato Pizza Village. Saranno appunto le migliori pizzerie palermitane, le migliori gelaterie insieme, tutte in un unico contesto, è quello della Fiera Mediterranea, in un contesto molto bello. Sarà anche lì curato l'aspetto coreografico. Ecco, facciamo una cosa, regia, mi mandate in onda la simulazione che è stata fatta al computer proprio di questo villaggio che conterrà tutti questi stand dedicati alla pizza, questi stand appunto gestiti dalle migliori gelaterie, le migliori pizzerie, e le persone per la prima volta potranno in un unico contesto, quindi in un unico posto, poter degustare la pizza di una pizzeria piuttosto che di un'altra, o il gelato di una gelateria piuttosto di un'altra, dove poter dire veramente se quello è più buono dell'altro o viceversa. Ma all'interno della fiera ci sarà anche uno spettacolo, una show zone, così dicono quelli bravi. Sarà un village a tutti gli effetti, che sarà fondamentalmente qualcosa di bellissimo, di molto allegro per i bambini, perché ci saranno questi artisti di strada, dai giocolieri, funamboli, clown, bolle di sapone, maghi. Quindi il pomeriggio dalle 18 in poi ci saranno tutte queste attrazioni per i bambini. La sera poi chiaramente abbiamo chiuso gli accordi con i cabarettisti provenienti direttamente da Sicilia Cabaret, da Made in Sud, che sia il venerdì che la domenica sera faranno due spettacoli fantastici, per cui non mancherà, insomma, le persone poter, sono molto famosi adesso in Sicilia, per cui veramente poter dare la possibilità di venire a vedere questi spettacoli sia il venerdì che la domenica. Quindi, mentre cabaret, il sabato, musica? Sì, un po' di tutto. Mentre il sabato, dicevo questo, ci sarà uno spettacolo di Massimo Minutella con la sua Lab Orchestra. E poi avremo Cecilia Gayle, che è, insomma, uno special guest. Senta, faccio una cosa, mi faccia divertire un po' il pubblico. Fai a pure casa. Guardate, un pezzettino, proprio piccolo. Mi mandate Cecilia Gayle? Oltre il cabaret, oltre la musica, a Cecilia Gayle, balliamo tipi di video. Tra l'altro, Roberto, il sabato, oltre a appunto Cecilia Gayle, Massimo Tello, la sua con la Lab Orchestra, ci saranno la Scongas. No, il sabato sì, ci saranno, no, Toti e Totino pure. Toti e Totino, confermato? Assolutamente sì, mentre la Scongas chiuderanno le serate del venerdì e della domenica dalle 11 a mezzanotte con un'oretta appunto di musica latinoamericana, come sanno bellissimo, fare loro bellissimo. Ma con tanti artisti, stiamo chiudendo
delle situazioni anche pomeridiane per dare voce e sfogo a, ma a tanti giovani. Si potrà venire dalle insieme? 18 all'una di notte, questi sono gli orari del Village. Va bene, quindi tanto siamo in estate, insomma. Sì, quindi, penso che non ci possa essere niente più bello che degustare una pizza, mangiare un gelato, vedere un po' di cabaret, i bambini giocare, vedere i clown. È un evento per le famiglie, è un qualcosa che è nuovo per Palermo, devo dire, è un contest veramente innovativo, per cui dico, noi da parte nostra stiamo mettendo di tutto per far sì di far trascorrere 3 giorni all'insegna dell'allegria, del food, delle pizze e del gelato. E poi ci sarà poi, lunedì, il 1° luglio, ci saranno le gare, chiaramente. Torniamo intanto alla gara, perché la gente si appassiona ormai di queste gare, insomma partecipano migliaia le persone che si... e poi degustano pure, certo. C'è la pizza là, quindi... Esatto. Senti, come funzioneranno? Allora, sì. Abbiamo detto di Master Pizza Champion. Sì. Poi? Allora, Master Pizza Champion, che ho dimenticato di dire la parte finale, che i 16 finalisti poi si contenderanno il titolo di Master Pizza Champion 2019 a Porto Gruaro e sul circuito Sky. La seconda tipologia di gara, di competizione, si chiama invece Pizza Senza Frontiere. La faccio molto breve perché sì, i sì. ragazzi del mondo pizza già la conoscono abbastanza, perché tanti partecipano, eccetera, e comunque seguono sia sui social che anche online la rivista. Ma questa gara premierà i primi 3 vincitori con chiaramente 3 belle coppe messe in palio dall'organizzazione. E soprattutto i primi 5 saranno selezionati per la finalissima, la Fiera di Londra, se non sbaglio, il 13 novembre del 2019. A Londra avranno? A Londra, sì. Nella fiera dove si scontreranno o incontreranno, insomma, con i colleghi di vari paesi, Germania, Francia, insomma, sono diversi. I nostri sono i più forti, gli italiani, insomma. Ci stanno imitando bene, Ah sì? Ci copiano? Sì. Vabbè, ma gli italiani vincono sempre, dai, forse sì. Alla fine. E da ultimo, come diciamo, questa creatura che nasce su iniziativa principalmente di Fabio Sciortino, di Maurizio Valguarnera, con diciamo la mia collaborazione un pochino più tecnica per quanto posso io contribuire, è il Mediterranean Pizza Award, che nasce come un piccolo progetto ma ha grandi aspettative perché si propone in maniera magari un po' ambiziosa, ma di dare o ridare all'isola appunto di Sicilia o Trinacria, che si voglia dire, la sua centralità anche nel mondo pizza, perché dovete sapere, i ragazzi che fanno pizza qui lo sanno, che la Sicilia è una delle fucine principali sia numericamente che qualitativamente, sia in termini di associazioni anche presenti, le quali organizzano tanti campionati. Questo qui vuole essere un progetto che si propone, o almeno si auspica, di portare pizzaioli anche del bacino mediterraneo qui su Palermo in un prossimo futuro, perché quest'anno è aperta a tutti, ma non ci siamo ovviamente concentrati sulla internazionalizzazione dell'evento. Ci siamo fermati, ci fermeremo per motivi anche perché 3 eventi in un giorno, insomma, capisco. È molto impegnativo, ma nel futuro si vorrà senz'altro far partecipare e incentivare la partecipazione di ragazzi che sono si affacciano i loro paesi nel bacino mediterraneo, quindi Francia, Spagna, Tunisia, quant'altro, Grecia, fino alla Turchia. Senta, lei è un giudice... portare i migliori pizzaioli d'Europa a competere qui a Palermo è una cosa bellissima, insomma, farla diventare cosa... veramente, come ha detto alla presentazione, la capitale della pizza, insomma, dopo Napoli, questo diciamo, insomma. Posso solo aggiungere una cosa. Partiamo comunque, allora, questa volata ce la tireranno 2 velocisti, che sono esattamente quelli che ho detto prima, il Master Pizza Champion e l'altro, e il terzo, che in questo momento siamo noi, è pronto a stare dietro, ma a superare in volata magari successivamente in questo... Però lei ci deve fare un regalo, sì. Anche a Sciortino, perché volentieri. Me lo chiedeva prima cosa fare. Allora, dei nomi li vogliamo dare di questi maestri pizzaioli?
Allora, nomi di partecipanti, allora, io penso che nella tappa di Sicilia ci saranno tanti partecipanti dall'isola, no? Per motivi sia di periodo, perché il 1° luglio, come i telespettatori sanno e immaginano, insomma, è iniziata la stagione, quindi noi non ci proponiamo di fare i numeri, ci proponiamo di dare l'imprinting, lo start, no, a questa manifestazione. I nomi verranno sicuramente con il tempo, abbiamo già qualche iscritto, però non vorremmo fare torto adesso a quelli che non sono ancora. Abbiamo tantissimi. Vabbè, lei è contatti, proprio in questo momento è un giudice internazionale, l'abbiamo capito. Perché ci sono, fare i nomi significa poi privilegiare l'uno a danno dell'altro. Però ti posso garantire, Roberto, che avremo veramente i migliori pizzaioli siciliani presenti, se non partecipanti, comunque in giuria, per cui ci sarà veramente tanta carne al fuoco. E adesso stiamo lavorando affinché appunto portare comunque qualche nome di caratura internazionale. Dico, lo diciamo adesso qui con Enrico, al 90% tornerà Don Antonio Starita, che è stato con noi all'Expo Cook, insomma, per cui Il Vaccarella ce l'abbiamo, Daniele è il nostro Daniele Vaccarella, chiaramente gioca in casa, è il nostro collaboratore, per cui sarà nella giuria del Mediterranea Pizza Award insieme a ricordiamolo che è sesto al mondo, al campionato del mondo è arrivato sesto, tra i primi 50 top 50 pizzaioli italiani, insomma è un personaggio, l'unica pizzeria in Sicilia avere preso per 4 anni consecutivi le tre spicchi del Gambero Rosso, per cui da questo punto di vista diciamo già è una presenza abbastanza importante. Enrico, vuoi dare tu, che sei anche sarai anche speaker praticamente di questo bellissimo evento del lunedì, ti regalo quella telecamera, guarda quella lì, la seconda è tutta tua. Va bene. E adesso potrai invitare tutti i siciliani, perché andiamo in regionale naturalmente, ma se vogliono venire anche dalle altre parti, arriviamo in streaming sull'app dappertutto, quindi il tuo invito da un personaggio di peso, insomma. Allora, l'invito è per i ragazzi a partecipare, perché è raro avere nello stesso giorno, nello stesso luogo e, se mi permettete di dire, anche con costi irrisori, no, rispetto al risultato finale, tre eventi che vi possono dare grandissima visibilità mediatica, sia diretta attraverso i video che verranno girati per il Master Pizza Champion, sia parallela a quello che ci garantirà poi la bellissima, la grande emittente qui dove siamo ospiti oggi. E in più ci saranno pubblicazioni sulla rivista Ristorazione Italiana Magazine, ci saranno anche altre riviste presenti. Fabio è un maestro in questo, nell'organizzazione con i suoi collaboratori, non c'è alcun problema. Anche attraverso i social siamo pronti a diffondere, io personalmente, ma insieme a voi, insieme agli altri amici, la vostra immagine, il vostro marchio della vostra pizzeria, perché comunque li pubblicheremo sui social man mano che vi iscriverete. Pertanto è un'occasione unica, diciamo, come c'è il cibo a chilometro zero, questa è la competizione a chilometro zero. Poi onestamente, Roberto, perdone, abbiamo fatto un sopralluogo con Enrico in fiera e devo dire che anche lui era un po' stranito, perché sarà un contesto molto bello, molto grande, un palco enorme, insomma forni, ci saranno 15 forni a disposizione, qualcosa veramente di imponente. Quindi anche rispetto alle altre tappe ci sarà questa imponenza nell'organizzazione. Sarà veramente il villaggio del divertimento, il buon gusto dei pizzaioli e dei gelatieri, insomma. Però facciamo vedere, a proposito, vi facciamo vedere proprio lo spot e vi racconto che cosa ci sarà in pochi secondi alla Fiera del Mediterraneo dal 28 giugno al 1 luglio. Guardate. Alla Fiera del Mediterraneo, dal 28 al 30 giugno, c'è Gelato e Pizza Village. L'evento estivo con divertimento per bambini, con giocolieri, trampolieri e maghi. Risate con i comici direttamente da Made in Sud Sicilia Cabaret. Musica live con Massimo Minutella e Lab Orchestra. E il ritmo latino di Cecilia Gale e Las Congas. Presenta Roberto Marco Oddo. Gelato e Pizza Village. Ingresso gratuito. Puoi acquistare il ticket degustazioni direttamente in fiera. Per informazioni, Gelato e Pizza Village.it e sulle pagine social. Ci
insomma, continuiamo a parlare sì di momenti di divertimento, siamo in estate, insomma, tutti andiamo a caccia di qualcosa da fare per divertirsi, per passare delle belle serate. E allora abbiamo invitato fortunatamente un personaggio che aiuta, insomma, anche a questo, che è Fabio Sciortino, head manager di Gelato e Pizza Village. Ben trovato. Buonasera, ciao Roberto, ben trovato. E poi saluto un grande comico, un comico veramente di quelli veri, insomma, che ha fatto un percorso, ecco, che viene dall'estero, perché so che è in tournée in questo momento in tutta Europa. Sì, un paio di giorni fa ho fatto spettacolo a Bonfornello. Esatto, e quindi vi presento Ivan Flower. Io so che lei parteciperà a Gelato e Pizza Village nella sezione dei comici quelli veri, insomma. Sì, nella sezione divertente, diciamo, sì, sì, umorismo, sì, sì, puro, sì, sì. Ma ecco, qual è la sua comicità, qual è il fondamento della sua comicità, su che cosa verte? Sull'amore. Verte sull'amore e sul gioco di parole. Allora, perché pizza in giapponese è come proprio, si dice pizza, si dice in giapponese? Non lo so, in realtà io conosco tipo suki in giapponese. No, cos'è? Senso. Le esce fuori qualcosa? Ogni tanto io vedo che lei mi piaceva questa cosa. Ce la prende qualcosa dentro? Sì, è la voglia d'amore, di esternare amore. E lei tolga questa parola amore, che già io ne però ho più. Però togliere amore a questa Sicilia che ha voglia di amare. Amore, amare, ammare. Siamo certo. Ammare, la voglia di amore, ammare. Amare, sì, ammare. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Sciortino, lei, insomma, questi comici che saranno protagonisti di questa bella fiera, insomma. Sì, noi abbiamo creduto fin da subito che per creare dei momenti di spensieratezza per i palermitani, per i ragazzi, per le famiglie, chi in questo momento più dei comici di Sicilia Cabaret, che veramente hanno avuto un successo strepitoso. Insomma, venerdì. 18, apertura 18, apertura, le porte aprono alle 18. In realtà 17:30 ci sarà l'inaugurazione con appunto il sindaco, insomma l'amministrazione verrà. Ma le autorità che le autorità verranno per l'inaugurazione. Alle 18 si apriranno le porte al pubblico e fin dal 18 già appunto ci saranno dell'intrattenimento sul palco, ma fondamentalmente quello che dico, l'intrattenimento sarà lungo il viale per i bambini. Troveranno giocolieri, bolle di sapone, maghi. Stiamo vedendo delle immagini che simulano proprio assolutamente sì, troveranno tutti questi artisti di strada a accogliere i bambini, perché veramente ci rivolgiamo ai bambini e alle famiglie. E poi chiaramente ci hanno degli artisti locali. Sempre di strada. No, degli artisti locali si esibiranno sul palco, che sarà montato un palco ma enorme. Ma saranno artisti tutti in mezzo alla strada? Oppure... No, poi ci saranno sul palco, chiaramente si esibiranno gli artisti. Ma poteva fare lei questa, scusa. Sì, infatti. E poi la sera appunto cominceremo già il venerdì. Ma quanto guadagna un artista come lei? Scusi, tanto per volere, non per fare gli affari suoi, Ma quanto prende lei? Ma effettivamente, quanto prende? Siamo in che zona siamo? Mi dice quanto prende? Io l'equivoco ce lo devo mettere per forza. Ma lei che sta chiedendo, mi scusi, quanto prende? Che cosa deve fare? Ma perché lei dichiara tutto quello che... Io dichiaro, certo. Guardi che c'è l'intendenza finanziaria. Una partita IVA, ma come ti permetti? Alla partita IVA. Ho già dei debiti con la Serie non indifferenti, quindi ci terrei a mantenere questo rapporto. L'anonimato. Però ti ringrazio per questa fase di qua delicata. Esatto. No, però la cosa incredibile, io vorrei chiedere al signor Fabio, perché la capacità di portare, secondo me, un'organizzazione nazionale, mondiale, milanese, del nord, porta a Palermo una cosa del genere, è incredibile. Sì. Cioè, sì. E poi facendo pagare quanto? Io ancora sta cosa non c'è 6 euro. Sì, ma mi sembra imbarazzante. Che l'ingresso è libero. L'ingresso è libero. Libero. Sì, che libero. È l'ingresso gratuito, con questo ticket che serve appunto alle degustazioni. Servirà a coprire, speriamo possiamo coprire appunto l'investimento. Una cosa che però ci tengo veramente, un ulteriore segno veramente di generosità, se così possiamo dire, è quello che parte del ricavato anche di questi ticket serviranno ad acquistare un'attrezzatura, un'apparecchiatura, dobbiamo ancora decidere, che così come abbiamo fatto per Expo Cook, abbiamo fatto veramente un regalo notevole al pronto soccorso pediatrico degli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, seguiti dalla dottoressa Jovalasit, che praticamente abbiamo per Expo Cook siamo stati in grado di regalare un,
un bambolotto tutto computerizzato che serve ai medici per allenarsi, per il primo soccorso e quant'altro. Cercheremo con questa assolutamente sì, anche in questa circostanza, di poter continuare a fare un qualcosa che può servire ai medici. Comici, il sabato c'è, allora, il venerdì ci sono serata. i comici di Sicilia Cabaret, ci sarà Ivan e ci saranno Gigi, Gianni Lattore, ci sarà il Mago Plip e ci saranno i Falchi. Subito dopo, per chiudere la serata in musica, ci saranno i Lascongas, ma ancora prima degli artisti sul palco ci sono quelli per strada. Ci sono quelli per strada, poi ci sono i Taligalè, che è un gruppo di ragazzi palermitani che suona dai 20 anni. Taligalè è legalità, sì, diciamo, al contrario, insomma, per intenderci, sono i ragazzi palermitani, perché vogliamo dare voce anche comunque a degli artisti locali che magari non sono, sì, conosciuti a livello nazionale, per cui ci siamo anche mossi da questo punto di vista. Il sabato, una giornata infernale, veramente c'è di tutto e di più, ci sono i Disco Ring, un gruppo di anni 70-80, e mi dicono, io li conosco, però amico, veramente che bravissimi. Sappiamo, e poi ci sarà Minutella, ci sarà Massimo Minutella con la sua orchestra, ma ci sarà Cecilia Gayle, che appunto, insomma, è lo special guest della serata, presenterà il suo ultimo lavoro, e poi il calo con Toti e Totino, che a chiudere, diciamo, la serata. La domenica nuovamente ragazzi palermitani, sempre di Taligalè. Ci sarà Vago, che è un ragazzo palermitano che sta venendo fuori adesso con un cantautore palermitano. Ci saranno di nuovo i ragazzi di Sicilia Cabaret con i Quattro Gusti, ci sarà il Badaboom, ci sarà Zaudo che è di Catania, e nuovamente a fine serata nuovamente Taligalè Lascongas e Taligalè, sì, prima, per chiudere in musica anche voi. Siamo in chiusura, quindi io vorrei che proprio lei, che è un professionista della comicità, sì, che della parola, ormai che è consolidato, ha fatto partecipazioni e cose varie, anche se purtroppo ancora non viene pagato per le sue prestazioni. Abbiamo capito che non prende una lira, insomma. Sì, e la domanda qual è? A parte questo, volevo sapere, ma lei è rimasto alle lire, ma lei come fa? Anziano, è rimasto attaccato alla lira, spero che sia lo strumento musicale. Ma lei per come lei fa? Ma sai, ora ti spiego perché Roberto dice tutto questo, sì, perché Roberto veramente, lui scherza, ma Roberto veramente è là con noi, e Roberto è un'istituzione per noi, oltre a essere un amico. Vabbè, presenterà, fra di noi c'è amore, presenterà le serate, sarà lui il presentatore, e dico, posso dirlo veramente, lui lo fa veramente con amore. Suki invece venderà i suoi gadget nello stand. Allora, Suki sarà una cosa anche questa. Con questa cosa dell'amore, lancio il messaggio. No, io veramente il Suki è inteso come amore, ci ho giocato, ho detto è vero. Ed è andato a scrivere, capisco, se scrivete Suki su internet trovate di tutto, dico, sì, voglio essere serio, cioè, trovate cose assurde, ma anche tra le tante troverete ti voglio bene, amore, anche perché un'altra parola terribile in indonesiano, non sto scherzando, scrivete come si scrive ti amo in indonesiano, giuro sulla cosa più cara che ho, in indonesiano come si scrive ti amo, e con questo chiudiamo. No, è purtroppo non lo mai, si dice suga in indonesiano, giuro sulla cosa più cara che ho, amo. Quindi che ci possa, se tu vuoi essere aperto al ma mondo, ma sai quante volte io quante volte hai detto uno ti taglia la strada, ti amo, non sarebbe meglio ti amo, ma che si fa così, ti amo. Grazie Ivan Fiore, grazie a Fabio Ciortino, ci vediamo dal 28 giugno al 1 luglio alla Fiera del Mediterraneo con gelato e pizza Village, ce ne sarà per tutti i gusti. Grazie a tutti, buon proseguimento d'ascolto.